giorno? Del progetto Radici del Contemporaneo, con difficoltà dovute logicamente alla situazione sanitaria che tutti conoscete. Allora, oggi abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Anna Zoppellari. In realtà è già stata con noi nel 2017, mi sembra, con una conferenza su Apollinaire all'Accademia dei Concordi. Oggi invece la professoressa Zoppellari, che è docente di letteratura francese all'Università di Trieste, presso gli studi dell'Università di Trieste, ci parlerà di Michel de Montaigne. Michel de Montaigne, ecco, io ho fatto inglese e faccio fatica a capire. Michel de Montaigne, con particolare riferimento ai saggi. Però, insomma, parlare di un po' di tutto quello che lei può arricchire la conferenza a suo piacimento. Ecco. Io la ringrazio per questa sua disponibilità e le cedo subito la parola. Sono io, scusate questa cosa che dobbiamo fare giustamente e necessariamente. Sono io che ringrazio lei e che ringrazio l'Arci per avermi invitata. Allora, dedicheremo questa lezione a Montaigne, ai saggi, ma anche all'insieme dell'opera di Montaigne, perché questo ci permetterà soprattutto di attraversare la lezione di Montaigne a partire dal concetto di umano, da come cioè Montaigne raccolga tutta la tradizione umanista e l'amplifichi, ma sostanzialmente la renda problematica e rendendola problematica apra al secolo XVII e quindi, sempre rendendo problematica, sia assolutamente Montaigne una delle radici del contemporaneo. Prima di entrare nell'opera di Montaigne vorrei citare giusto due pensieri di due grandi pensatori che in modo contrapposto si sono confrontati con Montaigne. Il primo è Nietzsche, che lo apprezzò fortemente e sostenne che fosse un piacere per lui che un tale uomo avesse scritto. Il secondo è più vicino nella linea del tempo a Montaigne, anche se ovviamente i due uomini non si sono mai incontrati, ed è Pascal. Pascal, come sapete, siamo nel XVII secolo. Ecco, Pascal criticò abbondantemente Montaigne perché non ne apprezzava lo scetticismo di fondo, questo scetticismo che invece costituisce uno degli elementi più innovativi, moderni, non innovativi ovviamente viene da una tradizione classica, ma nel quale noi troviamo la modernità e la contemporaneità di Montaigne. Perché Pascal riteneva che la colpa di Montaigne fosse il fatto di non aver mai preso una posizione netta riguardo alla fede. Ecco, quindi in questa lezione partiremo da alcuni cenni storici e daremo una contestualizzazione al periodo che difficoltoso che stava attraversando la Francia nella seconda metà del XVI secolo. E faremo una piccola digressione
sul diario di viaggio, sul journal de voyage, conosciuto anche come Viaggio in Italia, perché l'esperienza del viaggio è molto importante nella formazione di Michel de Montaigne e perché ne parla molto del viaggio all'interno dei saggi. E arriveremo quindi agli essai, che costituiscono un progetto umanista, nel quale Montaigne vuole faire bien l'homme, cioè fare bene l'uomo. E parte da quella domanda fondamentale: que sais-je? Che cosa so? Si interroga sulla sua conoscenza, che è tanto ampia, ma non sufficiente. Quindi continuamente si interroga e amplifica quello che ha scritto precedentemente, che ha pubblicato precedentemente nei primi volumi degli essai, per arrivare poi ai famosi tre volumi degli essai. Parleremo anche della storia editoriale degli essai. E cercheremo di capire come per Montaigne sia fondamentale l'osservazione del mondo, ma che costituisce certamente uno degli elementi innovativi della sua opera, ma che in realtà viene da una profonda tradizione classica e umanistica. Quindi Montaigne rielabora, abbiamo detto, amplia e problematizza, ma in realtà non inventa, e questa è anche una ricchezza del pensiero dell'uomo. E vedremo come esista una profonda pluralità tematica negli essai, per cui è impossibile trovare un tema conduttore, e se c'è un tema conduttore, forse è in questa strana forma che inventa, che viene anche dal titolo, i saggi, inventa poi un genere che però di fatto ora è diverso da quello che inventa Montaigne, che è costruito anche attraverso il parlare di sé. E una cosa strana, una cosa che di nuovo Pascal non apprezzò, ma che costituì un grande rinnovamento nel pensiero dell'umanità europeo e mondiale nei secoli a seguire. E concluderemo quindi con il progetto di Montaigne. Allora, Michel de Montaigne, un po' di cenni storici. Michel de Montaigne, scusate un attimo. È solo un po' di raffreddore senza febbre, lo rassicuro tutti. Allora, Michel de Montaigne fu uno dei grandi intellettuali della Francia del XVI secolo. Nacque il 28 febbraio del 1533 e morì nel 1592. Ebbe una educazione profondamente umanista, talmente basata sui principi dell'umanesimo, che la sua prima lingua, quella che potremmo definire la lingua madre, fu il latino. E tutti in casa parlavano latino, compresa la servitù. Tant'è vero che Montaigne scoprì che esisteva una lingua diversa nella zona di Bordeaux dove abitava, che era un po' un dialetto in realtà, perché l'unificazione linguistica ancora non era avvenuta, era iniziata e ne parleremo, ma non era ancora avvenuta, che era appunto quello che potremmo definire genericamente il francese. E lo scoprì quando ad un certo punto, abbandonando la casa paterna e l'insegnante che gli era stato dato come studio individuale, andò nel collegio di Bordeaux,
dove appunto si rese conto che le persone fra di loro non parlavano latino, e scrive delle pagine molto simpatiche da questo punto di vista nei saggi. Ma ovviamente, poiché continuò la sua educazione umanista, nel collegio della città gli vennero insegnati anche il greco antico e tutte quelle altre materie che erano considerate propriamente umaniste. Ora, concluse quindi gli studi di filosofia, poi si laureò, diremmo noi, in diritto e ricoprì tutta una serie di cariche istituzionali di rilievo. Nel 1557, dal 57 al 68 fece parte del Parlamento di Bordeaux, fu magistrato quindi a Bordeaux perché a far parte del Parlamento costituiva un organo territoriale della magistratura all'epoca, non dobbiamo, cioè i vari parlamenti che esistevano in Francia fino alla Rivoluzione erano organi della magistratura. E fu magistrato anche a Périgueux. Nel 1570 abbandonerà le cariche pubbliche per dedicarsi agli studi e all'approfondimento degli studi, in particolare si dice che si chiuse nella sua biblioteca, vedremo poi com'è un mito un po' questa della chiusura di questo personaggio. Sempre solo all'interno della sua biblioteca, comincia a scrivere i saggi, fa pubblicare le opere del grande amico La Boétie, ma appunto non rimase chiuso nella sua biblioteca, innanzitutto perché iniziò tutta una serie di viaggi. Viaggi in Francia, viaggi in Svizzera, in Germania, in Italia. I viaggi in Italia costituiscono l'elemento più interessante anche a detta di Montaigne stesso, nei confronti di questa sua attività di spostamento. E ebbe anche una serie di interventi nei confronti delle guerre di religione, anche interventi con un certo intento politico oltre che militare. Poi ritornò ad avere cariche pubbliche nel 1581, quando divenne per la prima volta sindaco di Bordeaux, fu poi rieletto nel 1583 e di nuovo nel 1585. Vedete quindi come ci troviamo di fronte ad un personaggio poliedrico e in realtà non a quel personaggio chiuso nel proprio spazio casalingo a scrivere i suoi saggi con il supporto della sua immensa biblioteca. Questo è vero. Ma è vero anche che fu appunto un personaggio pubblico e un personaggio interessato direttamente alle diversità del mondo. Ora, le due grandi opere di Montaigne, quelle per cui è rimasto alla storia, sono appunto i saggi che vennero pubblicati per la prima volta nel 1580, poi nel 1590 e infine i postumi nel 1592. E l'altra grande opera, il Journal de Voyage, noto anche come Viaggio in Italia, che è un'opera anch'essa postuma, che Montaigne scrisse non per la pubblicazione, anche perché tante volte parla proprio dei problemi
che ha durante il viaggio, non parla solo di quello che vede o di come si sente, e questo già è una novità, ma anche dei problemi fisici, della sua costipazione, ad esempio, ed è anche un'opera scritta a quattro mani, perché come era uso d'altra parte, non era una cosa strana, in parte la scrive lui, in parte il suo segretario, e quindi abbiamo una certa polifonia che talora salta fuori nel corso dell'opera. Queste quindi sono le due grandi opere di Montaigne, ma bisogna segnalare che esso in gioventù si dedicò anche allo studio e traduzione della teologia naturale del teologo catalano Raimund Sebon. Che era stata pubblicata originariamente in latino, e lui la tradusse ovviamente in francese. E vorrei dedicare un piccolo spazio a questo lavoro. Non è un lavoro conosciuto, non è un lavoro che lasciò una traccia nella cultura francese ed europea dell'epoca, ma è un lavoro che non tanto come traduzione ma come studio lascia una traccia indelebile nei saggi, perché esiste nei saggi tutto un grande capitolo molto completo, forse uno dei più definiti in senso netto, perché come sappiamo Montaigne ha sempre un po' l'abitudine di saltare, dall'impressione quantomeno, di saltare di palo in frasca. Invece questo non succede in quella parte dei saggi che va sotto il titolo di Apologia di Raymond Sebon. Allora, è un'apologia strana, perché Montaigne difende Raymond Sebon, ma lo difende nel diritto di esprimere il proprio pensiero nel momento in cui l'opera di Raymond Sebon viene messa all'indice dalla Chiesa Cattolica. Però studiandola, e nel momento stesso in cui la difende, appunto la analizza, e ne fa una critica teologica fortissima, che ci fa capire come alla base del pensiero di Montaigne ci sia una laicità che si sta formando, che costituisce uno degli altri elementi di contemporaneità dell'uomo, di questo uomo di fine Cinquecento. Allora, cosa pensava Raymond Sebon? Raymond Sebon, in sintesi ovviamente, pensava che l'uomo fosse del ramo più alto della creazione divina e che la fede potesse tranquillamente essere fondata sulla ragione. Montaigne ha una posizione completamente diversa. Secondo lui, l'uomo non è nel ramo più alto della creazione divina, ma Montaigne poneva l'essere umano sullo stesso piano delle altre specie animali. E soprattutto, quindi già questo fa pensare ad una vivacità ed una forza del pensiero di Montaigne, in un periodo in cui il pensiero religioso costituiva l'elemento fondante del vivere umano. E inoltre Montaigne, e questo è stato un grande dibattito nel pensiero filosofico, e comunque Montaigne si poneva dalla parte di coloro che ritenevano che le questioni riguardanti la fede non avessero a vedere con la ragione umana. E a proposito di questi due aspetti, e soprattutto a proposito del fatto che ponesse l'uomo sullo stesso piano delle altre specie animali, è interessante leggere un
un brevissimo brano laddove Montaigne dichiarava: al mondo non c'è bestia tanto temibile quanto l'uomo. Quindi da un punto di vista morale forse l'uomo era più pericoloso delle altre bestie. E allora questo pensiero che sviluppò Montaigne ha ovviamente delle profonde basi sul pensiero umanista, sul pensiero classico, ma non è da dimenticare che ci troviamo in un periodo particolare della storia di Francia, un periodo segnato dalle guerre di religione. Cosa furono le guerre di religione? Furono 8 conflitti che si svilupparono fra il 1562 e il 1598 e che contrapposero il partito dei cattolici contro il partito dei protestanti, del protestantesimo francese, così come si era sviluppato, sul quale non ci soffermeremo. Fra i cattolici c'erano personaggi come Caterina di Medici, come la Casa di Guisa, fra i protestanti c'erano personaggi come la grande casa dei Condé e come Enrico di Navarra. Enrico di Navarra, quello che diventerà re di Francia con il nome di Enrico IV e al quale si deve nel 1598 il famoso Editto di Nantes che pose fine, almeno per un certo periodo, a queste guerre di religione e diede libertà di fede all'interno della religione cattolica. E in questo contesto la cosa interessante è che quando Montaigne parla di religione si cerchi di cogliere, di smontare, se vogliamo, il discorso religioso in quanto tale, ovvero cerchi di capire quanto gli uomini fossero disposti a fare per perseguire i loro scopi. In altre parole, la religione, per Montaigne, fungeva spesso da strumento per raggiungere interessi di tutt'altro genere. Non mi soffermo sul dire quanto sia contemporaneo tutto questo, però vorrei leggere giusto un brano a proposito di questo. Alcuni danno a credere di credere, mentre non credono. Altri, e sono anche di più, lo danno a credere a se stessi, senza saper comprendere che cosa significa credere. Troviamo strano che in mezzo alle guerre che opprimono il nostro stato al presente, vediamo gli avvenimenti andare a caso e moltiplicarsi all'infinito e senza ordine. Il motivo è che non vi apportiamo niente se non l'interesse particolare. Alcuni partiti sostengono la giustizia, ma non lo fanno che per ornamento e dissimulazione. Si protesta a nome suo, ma essa non è fatta propria, assimilata, sposata. Sta in costoro come sulla bocca dell'avvocato, lui che era, comunque aveva una formazione, quindi è un po' un'autocritica, non come sentita ed amata. Dio concede il suo soccorso sovrannaturale alla fede e alla religione, non alle nostre passioni. Quindi vediamo come di fatto Montaigne non fosse assolutamente contrario alla religione in sé, ma fosse assolutamente contrario all'utilizzazione della religione per motivi
non propriamente religiose, per motivi altri, per motivi politici, per motivi di potere, per motivi che prescindevano dal rapporto dell'individuo con la fede. Giungiamo quindi velocemente al Journal de Voyage e al rapporto che Montaigne stabilisce con il viaggio. Allora, le attività intellettuali e diplomatiche di Montaigne, come abbiamo visto, non gli impedirono, e nemmeno il piacere di rimanere a casa, non gli impedirono appunto di viaggiare per l'Europa. Quindi venne in Italia, andò in Svizzera, andò in Germania. E durante questi viaggi scrisse un diario che verrà riscoperto per caso in 2 secoli dopo, e che nel 1774 venne pubblicato con il titolo Journal de Voyage, è noto anche come Voyage en Italie. Come detto, non era dedicato alla pubblicazione, ma nonostante questo è considerato un classico della letteratura di viaggio, non solo per la grande forza evocativa dei luoghi che attraversò, ma perché costituisce proprio definisce una sorta di nuovo modo di viaggiare, un nuovo modo di viaggiare del quale Montaigne parlerà anche nei saggi e resterò nei saggi. E nei saggi, nel libro terzo, capitolo nono, Montaigne scrive a proposito dell'importanza del viaggio e dell'importanza del confrontarsi con la diversità del mondo. Oltre a queste ragioni, il viaggiare mi sembra un esercizio giovevole. L'anima vi si esercita continuamente, notando cose sconosciute e nuove. E non conosco scuola migliore, come ho detto spesso, per formare alla vita che presentarle continuamente la diversità di tante altre vite, opinioni e usanze. E farle assaggiare una così continua varietà di forme della nostra natura. Il corpo non vi resta in ozio né si affatica. E questo movimento moderato gli dà lena. Io sto a cavallo senza smontare, sebbene soffra di coliche. Vedete come è sempre autoironico nei propri confronti. E senza disagio, 8 o 10 ore, vires, ultra, surtemque, senecte, più di quanto permettano le forze e le condizioni della vecchiaia. Questo libro e anche quello che scrive negli essay sul viaggio possono quindi essere considerati il manifesto del cittadino cosmopolita, ma anche, e paradossalmente, ma forse non così tanto, il manifesto dell'uomo interiore, cioè ciò che apporta di nuovo alla dimensione del viaggio, Montaigne, è il fatto che lo centra sul viaggiatore, descrive quello che vede, certamente, ma descrive se stesso che vede. E non era una cosa abituale all'epoca e anticiperà di molto i viaggi, il metodo di racconto di viaggio dei secoli seguenti. Ma c'è un'altra particolarità che è propria del diario di viaggio, scusate il francesismo, o del viaggio in Italia. Il fatto è che Montaigne si compiace all'interno di quest'opera di
di utilizzare talora la lingua dei luoghi o la lingua, i dialetti dei luoghi nei quali si trova. Lo fa soprattutto quando viaggia in Italia e utilizza quindi i dialetti che scrive alcune frasi, utilizzando i dialetti o l'italiano che incontra. E certamente non abbiamo un italiano corretto, non imparerà mai bene l'italiano, è un italiano storpiato, ma l'utilizzo di questa mescolanza linguistica è interessante di per sé, al di là dei risultati che potrà dare, perché innanzitutto Montaigne riteneva che utilizzare la lingua del luogo fosse un metodo perfetto per comprendere lo spirito del luogo nel quale si trovava. Ma poi c'è anche un discorso di fondo legato alla politica di unificazione linguistica unificazione politica che era in atto in Francia. L'unificazione politica aveva ovviamente a che fare con le guerre di religione. Ora, Montaigne va in controtendenza per quanto riguarda l'unificazione linguistica, perché nel momento in cui i remi di Francia cominciano a tendere a metà secolo il famoso editto di Coquerem, ma insomma c'è tutta una politica che porta questo ad una lingua unica per i tribunali, per la lingua letteraria, eccetera. Montaigne riconosce il valore delle diversità linguistiche, lo farà in altri brani anche degli essai rispetto proprio ai dialetti presenti in Francia, ma lo farà in particolar modo, in modo estremamente evidente, nel diario di viaggio. Arriviamo quindi agli essai. Cosa sono gli essai? Sono un progetto umanista, un progetto umanista che parte da un'idea. E per comprendere quest'idea bisogna partire dal significato della parola, esse. Esse si viene dal verbo essegli, cioè sperimentare, tentare. È quindi un tentativo che fa Montaigne di conoscere l'uomo, domandandosi, ponendosi quella grande domanda: che cosa so, che sais-je, e proponendosi un vero e proprio progetto educativo, un progetto educativo che innanzitutto è nei confronti di se stesso e che poi diventa un progetto educativo nel quale definisce proprio quelli che sono i principi di base dell'educazione del perfetto umanista. Scrive molte parti sull'educazione negli essai, ma soprattutto ci sono due capitoli, della pedagogia, che è il capitolo 25° del libro primo, e dell'educazione dei fanciulli, che è il capitolo 26° del secondo libro. E in queste parti dei saggi spiega come debba porsi. La cosa interessante è che non spiega quello che deve imparare il discente, ma come si debba porre il docente nei confronti del suo allievo e dichiara che è auspicabile che l'insegnante disponga di una testa ben fatta piuttosto che ben piena. Quindi di nuovo non si preoccupa di elencare materie da imparare, ma di
precisare un metodo e questo metodo deve essere adattato all'allievo, quindi deve essere cambiato se cambia l'allievo e quindi il discente, l'insegnante deve, il docente, pardon, l'insegnante deve avere una buona capacità di ascolto. Allora, questo è nuovo anche nell'ambito umanista, perché pensiamo a Rabelais. Credo che tutti conosciamo la famosa lettera di Gargantua a Pantagruel, nella quale Gargantua esprime a Pantagruel quelli che devono essere i principi del nuovo sapere umanistico contro il sapere dei sorboniqueurs, di quelli che vengono dalla Sorbonne, che hanno ancora dei principi teologici. Cosa fa Rabelais in questa lettera? Fa elencare tra i suoi personaggi tutta una serie di materie, che sono quelle materie che costituiscono la base di questa scienza gigantesca che deve avere questo gigante fisico, ma di sapienza, che deve essere appunto Pantagruel. Montaigne non fa niente di tutto questo. Lui ce l'ha questa scienza gigantesca. E nei saggi continuamente cita gli scrittori che l'hanno preceduto, gli scrittori umanisti, gli scrittori classici, la dà per scontata in qualche modo. Si sofferma, quindi non si preoccupa di dire cosa bisogna studiare, ma si sofferma sul metodo, che costituisce una base morale proprio dell'insegnamento, che è appunto data dall'ascolto e dalla capacità di adattamento, dal saper insegnare, dal saper conoscere e non dal avere tutta una serie di informazioni. E basta. Ovviamente i due grandi pensatori dell'inizio del Cinquecento e della fine del Cinquecento avevano molti elementi in comune, soprattutto per quanto concerne l'educazione ideale dell'umanista. Partiamo dall'istruzione che è individuale e certamente aristocratica. Andiamo all'obiettivo dell'educazione, che è quello di preparare l'allievo alla società, e finiamo con il rifiuto della costrizione e del pedantismo in entrambi. Ora, queste caratteristiche corrispondono perfettamente al tipo di istruzione che i due scrittori hanno avuto. E entrambi, infatti, ritenevano essenziale per l'apprendimento l'osservazione del mondo, l'esperienza diretta, ma anche il fatto di integrare questa esperienza diretta, questa osservazione, con la conoscenza dei libri. Perché i libri sono talmente importanti, i libri dei classici, dei grandi classici sono talmente importanti, perché permettono di comprendere, di giustificare quello che si vede e di compensare quello che non si comprende. Quindi vedete come Montaigne resti un grande umanista, del secolo. Ecco, i due. Sarebbe interessante fare un confronto approfondito fra i due, ma ovviamente non abbiamo il tempo. Giungiamo quindi alla frase più nota di Montaigne, che cosa so, che sais-je, che è la frase a partire dalla quale
si costituisce questo grande progetto di fare bene l'uomo, faire bien l'homme. Che cosa so? È un quesito squisitamente scettico e certamente è dovuto al clima nel quale vive Montaigne, che non è legato solo alle guerre di religione di cui abbiamo parlato, ma è legato al fatto che si stava diffondendo, già dalla scoperta delle Americhe, si stava diffondendo la sensazione che negli intellettuali che avevano ereditato un mondo trasformato, non più eurocentrico, meno che meno geocentrico. L'uomo aveva la percezione di trovarsi di fronte ad un mondo frammentato, incerto e sconvolto da conflitti, come abbiamo visto, da un'instabilità politica, dall'intolleranza religiosa. L'uomo quindi era in balia del destino e morte e vita sembravano essere tristemente condivise. Era un clima instabile, ma era un clima intellettualmente vivace. C'era un fermento culturale assai vivace al quale Montaigne partecipava e al quale Montaigne non, ovviamente, quindi, non rimase indifferente. Il suo scetticismo lo porterà a interrogarsi di continuo sui più svariati argomenti allo scopo di fare il punto delle sue conoscenze senza mai affermare, negare o giudicare. Anche qui c'è un breve, leggerò solo una breve parte del terzo libro. Ogni argomento mi è ugualmente fecondo. Li scelgo come mi salta la mosca ed io voglia che quello che ho qui fra le mani non sia stato scelto per ordine di una volontà tanto volubile. Posso cominciare da quello che mi pare, perché i soggetti sono tutti legati gli uni agli altri. Ma il mio animo mi spiace in quanto produce di solito le sue fantasticherie più profonde, più folli e che più mi piacciono all'improvviso e quando meno le cerco. Ed esse svaniscono subito, perché non ho sul momento dove fissarle, a cavallo, a tavola, a letto, ma piuttosto a cavallo, dove più a lungo mi intrattengo con me stesso. Sarebbe molto più lunga e molto interessante, ma la saltiamo. Osservare il mondo, quindi, osservare qualsiasi, trattare di qualsiasi argomento è una linea che si ritrova in tutti i saggi. Perché per Montaigne, per far bene l'uomo, l'osservatore deve porsi di fronte all'universo mondo. Anche qui in realtà non siamo di fronte ad un'impresa nuova e anche qui la cultura profondamente umanista di Montaigne salta fuori. Si pensi a tutte quelle opere dell'umanesimo e della classicità nel quale si compilavano e glossavano i fatti umani. Pensiamo agli Adagia di Erasmo o ai Moralia o alle Vite parallele di Plutarco.
Pensiamo alla pratica di osservare il mondo attraverso i libri, come abbiamo detto, osservarlo direttamente, ma sempre con il libro accanto, sempre facendo un riferimento ai libri, sempre completando la propria conoscenza, del mondo, con i libri. Questo era proprio nella linea dell'umanesimo, laddove il ricorso al pensiero degli antichi costituiva ad un tempo una giustificazione, cioè si comprendeva meglio, ma una compensazione anche, perché ci si trovava di fronte a un contemporaneo che creava insoddisfazione e quindi la saggezza degli antichi permetteva di trovare delle soluzioni laddove l'immediato sembrava non permetterle. Anche il confronto è un metodo classico, un confronto con i testi degli antichi, il confronto con i testi dei contemporanei. È un metodo assolutamente classico che Montaigne riprende, fa proprio, in qualche modo lo digerisce. E lo amplifica, lo trasforma, lo rende contemporaneo. E in fin dei conti, forse anche la questione legata alla questione di fondo del XVI secolo, quella la necessità o possibilità del fatto di interrogarsi se sia possibile dare un ordine al mondo. Il mondo non era più solo quello che si conosceva da secoli, il mondo era diventato grande, era diventato una sfera e la diversità del mondo pone un problema, perché il primo problema concettuale che si pone l'uomo del Cinquecento è posso dare un ordine alla pluralità del mondo, dell'universo mondo, come si diceva all'epoca, e all'incostanza e alla diversità dell'uomo. Come faccio a trattare questa incostanza e questa diversità dell'uomo di fronte alla quale sono poste? Quindi il pensiero di Montaigne parte da questi presupposti, che sono dei presupposti umanisti. E se poi però volessimo andare a cercare un tema comune nell'opera di Montaigne, nei saggi di Montaigne, sarebbe assai difficile. Perché l'opera di Montaigne è costruita per accumulazione di tematiche. Per cui troviamo elementi autobiografici, vedete che quando parla, avete sentito, quando parla di qualsiasi cosa parte sempre da sé, quindi abbiamo elementi autobiografici nell'introduzione al lettore, dice che è se stesso che lui dipinge. E quindi dice, peraltro, che è un libro di nessun interesse, che lo ha scritto solo per i famigli e quindi consiglio al lettore di chiudere il libro e di fare altro. Ovviamente non è, il lettore non fa questo e ovviamente i lettori, i grandi lettori, hanno tratto moltissimo dall'opera di Montaigne, ma ci troviamo anche il racconto di imprese degli uomini illustri o alcuni consigli politico-militari. C'è ad esempio un capitolo che si intitola Se il comandante di una piattaforte assediata debba uscire per parlamentare. Ma e poi troviamo tutta una serie di grandi condizioni. E di grandi considerazioni, pardon, morali. Cosa troviamo? Da un punto di vista stilistico, avete sentito, Montaigne si rivolge continuamente al lettore. Questo lettore è ad un tempo se stesso,
E il lettore esterno? Il lettore esterno può essere il lettore in generale, può essere una persona in particolare per la quale magari scrive il capitolo, uno dei capitoli sull'educazione dei fanciulli. E questo è molto interessante, perché anche qui in parte riprende la tradizione umanista, in parte la rinnova. La riprende perché il dialogo era nella tradizione umanista. Il dialogo di Montaigne è un dialogo particolare, parla continuamente lui, però prende sempre in campo il lettore. È come se costituisca una sorta di interrogazione che fa a se stesso, ma fa a chi lo legge. Questo perché lo fa? Perché gli risulta particolarmente congeniale all'obiettivo del suo libro, che è quello di svolgere un'indagine antropologica, perché questo gli permette di rendere il discorso più fluido. E d'altra parte c'è da dire che Montaigne è un grande amante della conversazione, perché questa forma discorsiva costituiva un metodo efficace per raccontarsi, è proprio stabilendo un dialogo ipotetico con il lettore che può raccontare se stesso. Tutto è ben chiaro nella prefazione al lettore, in cui Montaigne descrive l'opera come un autoritratto, rivendicando e ad un tempo giustificando la necessità di parlare di te, di sé. È me stesso che io dipingo, l'ho già detto, ma è bene sottolinearlo, è una frase centrale, importantissimo. Lo fa appunto, come ho detto, a suo dire, per lasciare qualcosa di sé ai suoi familiari, e per essere meglio compreso da loro. E se dessimo fede a questa spiegazione, secondo cui Montaigne non aveva pretese di raggiungere un pubblico più ampio, si potrebbe giustificare anche l'ordine apparentemente caotico che si trova nei saggi. Che è un ordine che segue proprio l'andare dei suoi pensieri, un po' come i suoi viaggi seguivano l'andare dei suoi desideri giornalieri, delle condizioni fisiche e psicologiche nelle quali si trovava in quel momento. Paradossalmente, però, non c'è assolutamente possibile definire quest'opera come un'autobiografia, non lo è per niente, anche se parla di sé, e nemmeno come un manuale per parenti. L'opera si rivela per la sua capacità di cogliere la grandezza dell'essere proprio nel momento in cui Montaigne parlando di sé, ma descrive se stesso come un essere mutevole. Quindi la grandezza di quest'opera sta nel fatto che l'identità dell'uomo non è mai fissa, bensì è sempre in mutamento. Secondo Montaigne, infatti, è impossibile avere una conoscenza completa di se stessi. C'è sempre un lato oscuro, delle zone d'ombra, che sono come strappate alla coscienza e sono dirette verso l'ignoto. E scrive: non posso fissare il mio oggetto. Esso va, inquieto ed esitante, per una sua naturale ebbrezza. Io lo prendo in questo punto, così com'è, nell'istante in cui mi blocco con lui. Io non dipingo l'essere, dipingo il passaggio. Se la mia anima potesse prender piede, non mi salgerei.
mi risolverei, ma essa è sempre in apprendistato e in prova. Cioè l'individuo, quel se stesso che lui va cercando e attraverso il quale vede il mondo che gli sta di fronte, è un individuo in mutazione, è un individuo che deve essere saggiato, cioè sul quale bisogna fare dei tentativi e sul quale non si possono, che non può essere risolto e sul quale non si possono dare delle risposte definitive. Ora Montaigne si rende conto di quanto sia bizzarra questa sua volontà di parlare di sé, di quanto probabilmente dipenda dal suo umore melanconico, ma tuttavia rivendica questo desiderio di dipingersi con la penna, così come i grandi signori si facevano fare ritratti o qualche volta se li facevano per mantenere la propria memoria. E anche qui c'è un elemento interessante, perché si sofferma nel definire quanto cambi il proprio aspetto nel corso del tempo e quindi quanto cambi anche la propria identità e di quanto l'aspetto che ha nel momento in cui scrive sia tanto distante a quello che aveva quando era giovane e tanto più vicino a quello che avrà al momento della sua dipartita. Ora, Montaigne non è che vuole riflettere solo sulle sue personali identità, proiettandole sulla carta, per utilizzare la sua metafora, ma partendo da sé, vuole indagare l'intera condizione umana. E questa condizione è presente per intero in ognuno di noi. Non è quindi più rilevante che si parli di un eroe, della vita di un eroe, o di qualcuno, di un uomo la cui vita è bassa, perché tutti gli uomini non sono diversi fra di loro, tutti gli uomini condividono le stesse condizioni e le vite degli uni, scrive Montaigne, valgono esattamente quanto le vite degli altri. Se ho ancora un po' di tempo, sì, allora vorrei dire ancora due parole sulla forma degli essai. Abbiamo visto come gli essai, i saggi di Montaigne, non possono essere catalogati in un genere specifico. E questo anche perché hanno una forma particolare, che segue un po' l'andamento del pensiero di Montaigne, perché tutto è collegato, secondo nell'idea di Montaigne. E anzi, abbiamo visto come la vastità degli argomenti presi in considerazione dall'autore e le infinite aggiunte e modifiche del suo pensiero, senza mai e rinnegare quello che aveva scritto prima, ma aggiungendolo, mettendolo a confronto con il pensiero precedente, complicano ancora di più questa possibilità, questa ipotesi di trovare una categoria all'interno della quale inserire questo libro. Non voglio trovare una categoria, non voglio entrare nella questione se i saggi di Montaigne abbiano veramente creato il genere del saggio,
perché come sappiamo, detto, sono poi difficili. Storicamente è vero, si riconosce questa cosa. Voglio invece fare un raffronto con un genere plastico, pittorico plastico, che era in voga all'epoca, il genere della grottesca. E possiamo dire che i saggi di Montaigne sono una sorta di grottesca letteraria. Cos'erano le grottesche? Le grottesche erano un particolare tipo di decorazione pittorica parietale che affonda le sue radici nella pittura romana di epoca augustea e che fu riscoperto e reso popolare alla fine del 400. La decorazione grottesca, che non rimase solo parietale, ma divenne anche in superficie, era caratterizzata dalla raffigurazione di esseri ibridi e mostruosi, chimere, che si fondevano in decorazioni geometriche e naturalistiche. Allo stesso modo, nei saggi di Montaigne, tutto procede per accumulazione, amplificazione, tramite una interrogazione continua dell'uomo e di quello che al tempo era appunto definito l'universo mondo. Montaigne pone quindi domande a se stesso e al lettore, ma proprio grazie a questa singolare caratteristica del testo, il lettore si può immergere continuamente alla ricerca di risposte, ma soprattutto di domande, e si immerge in un testo che non è mai concluso, non è mai chiuso. È un testo dalle infinite possibilità, dalle infinite interpretazioni, che tratta temi universali e per questo è un testo attuale. Utilizzando una definizione molto novecentesca, potremmo dire che è un libro aperto. Concludiamo quindi. Qual è il progetto degli essai? Se dovessimo trovare una sorta di unità nei saggi di Montaigne, non dovremmo, come abbiamo visto, andarla a cercare nelle tematiche, ma a livello del progetto di fondo. Ed è un progetto, questo progetto di faire bien l'homme, far bene l'uomo, ed è un progetto in cui eredità dell'umanesimo e nuovo metodo sperimentale si incontrano. Cosa prende dall'umanesimo Montaigne? Prende la riflessione fondata sulla filosofia antica, lo stoicismo, lo scetticismo, l'epicureismo. Prende il libro esame, prende l'idea di tolleranza, prende un tema costante di riflessione che è l'uomo e la vita. Ma cosa inaugura del metodo che sarà il metodo sperimentale seicentesco? L'idea che l'osservazione sia fondata che la riflessione, pardon, sia fondata sull'osservazione e l'esperienza. L'idea che la conoscenza dell'uomo universale parta dalla conoscenza di sé, ed ecco perché parla tanto di sé, non per vanità, ma quasi per umiltà, perché deve conoscere, il mondo, e quindi parte da quello che forse conosce meglio, ma forse non è vero, e quindi lui stesso si fa questa domanda. E che cosa, a cosa si giunge con quest'unione? Si giunge ad una nuova immagine dell'uomo e soprattutto dei rapporti dell'uomo
con il mondo. Con Montaigne l'uomo si avvia ad una filosofia moderna, diventa autonomo e può raggiungere da solo la piena realizzazione del sé. Ma ci mette anche qualcosa di più inquietante e di più contemporaneo. Perché con Montaigne possiamo giungere a dire che inizia l'era del sospetto, ovvero l'era in cui si comincia a sottolineare l'inconsistenza dell'uomo e l'inconsistenza del mondo. Una grande questione che ancora è molto moderna, che ha attraversato il Novecento e dalla quale in questo nuovo secolo credo non siamo ancora usciti. E vi ringrazio e con questo ho finito.